Il mi ombreggia sa quanto a mo ricerchir e mi è programmato una visione privata di Freni, suo ultimo film uscito in Italia il 23 dicembre. Che volete che vi dica, gira sempre suo fascino con la barba bianca ancora di più. Ma parliamo del film, debutto del regista trentenne Andrea Renzi. Freni è il nome del protagonista e ricalca la sua misteriosa storia, o almeno questo è quanto ci aspettiamo sin dall'inizio. Ma le giornate di questo filantropo sessantenne, milionario non si sa per quale fortuna, trascorrono in una stanza di hotel, divorato dai sensi di colpa per l'incidente provocato ai suoi migliori amici, Mia e Bob, incidente al quale solo lui è sopravvissuto, con conseguenze fisiche e psicologiche. Non è chiaro fino in fondo il rapporto con questa coppia di amici e appare poco più lineare il rapporto comunque morboso nei confronti della loro figlia Olivia, che lui chiama fin dall'infanzia Puzzola. Ed ecco che dopo la breve descrizione dell'incidente ci troviamo di fronte a un uomo più anziano che a distanza di 5 anni ha costantemente bisogno di morfina. Si sveglia da una solitudine distruttiva quando si rifà viva Puzzola, incinta e sposata con Luke, un medico precario. Anche lei è vittima del senso di colpa per essere sparita dopo l'incidente dei genitori. Il trio Freni, Olivia e Luke ricalca il rapporto tra il milionario Bobby e Mia. Il finale, cari miei, non ve lo posso proprio svelare. Alla contessa è piaciuta la fotografia e la tecnica cinematografica, pulite con alcuni passaggi di camera subjective. Di certo troppo irrisolto, una sceneggiatura esile, dove i personaggi rimangono in superficie. Si ha quasi l'impressione che qualche scena sia tagliata e il lato oscuro, il segreto tanto sbandierato, non si coglie. A convincere rimane sempre lui, Richard, magnifica interpretazione. Bien, avete stappato lo champagne, mes chouchous? La vostra comtesse vi dice «Bon 2016».